Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Unione Europea, Francia e Germania propongono un fondo per la ripresa da 500 miliardi. Per finanziarlo la Commissione potrà emettere titoli. Chigi dice buona base di partenza e Lagarde dice proposte mirate e benvenute. Proposta di compromesso tra la posizione dei paesi dell'Europa meridionale e quella dei nordici più rigorosi. I fondi verranno concessi a titolo di sovvenzioni per le aree e i settori più colpiti dalla pandemia. Macron ha detto non c'è accordo fra i 27 se prima non c'è accordo franco-tedesco. Ora la Commissione deve presentare la sua proposta. Merkel dice serve uno sforzo colossale, siamo pronti a farlo. E von der Leyen dice idea costruttiva. Il governo italiano risponde che c'è uno sforzo da parte tedesca che si confida possa essere ulteriormente migliorato. La presidente della BCE ha detto piano va nella direzione del ripristino di una simmetria tra paesi. Prestito FCA, Calenda sono le 20 su 9, dice Renzi, si scorda altre imprese italiane, non si può fare il liberale a spese del contribuente. La richiesta da parte del gruppo FCA di 6,3 miliardi di euro di prestiti con garanzie statali ha aperto un caso all'interno della maggioranza. Se Renzi si è schierato dalla parte degli Elkan e il PD che invece ricorda come gli accordi siano stati spesso disattesi con grossi danni per i soldi pubblici e i lavoratori. Contro la visione di Renzi anche l'ex compagno di partito Carlo Calenda, l'ex leader di Azione appunto, in questo caso ha detto a Sono le 20 Renzi si scorda tutte le centinaia di migliaia di imprese italiane che hanno chiesto le garanzie ma non chiamandosi FCA non le hanno avute e si sono trovati davanti a un miliardo di impedimenti. Non si può fare il liberale a spese del contribuente. Cosa dimostra questa vicenda? Se sei un grande gruppo industriale e hai due giornali di proprietà, fai quello che vuoi. FCA pochi vincoli per il prestito da 6 miliardi con garanzia pubblica. Landini dice ora impegni sui livelli occupazionali. Il ministro Provenzano ha detto pubblichi i report su dove fa profitti e dove paga le tasse. Il decreto liquidità richiede lo stop ai dividendi per un anno, l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e l'utilizzo dei soldi per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante in stabilimenti produttivi localizzati in Italia. Passa emendamento DEM che impone lo stop alle delocalizzazioni, bloccati quelli di Movimento 5 Stelle e PD sull'obbligo di presentare il report che dettaglia come sono distribuiti i profitti e il carico fiscale nei vari stati. Sindacati a favore del finanziamento che andrà a sostenere la filiera dei fornitori del gruppo. Il segretario CGIL però chiede ulteriori paletti. Coronavirus, Speranza dice ripartiamo ma con attenzione, basta poco per tornare indietro. Nel giorno in cui riaprono negozi, bar e ristoranti e il paese comincia a tornare alla normalità, il ministro della Salute invita alla prudenza dai microfoni del TG3. Ha detto non dobbiamo pensare che la battaglia sia vinta, dobbiamo rispettare le indicazioni. E sulla questione tamponi dice che l'Italia è uno dei paesi che ne ha fatti di più, ma dobbiamo continuare. BTP Italia richieste per 4 miliardi nel primo giorno di offerta, arrivati 110.000 ordini, tanti da piccoli investitori. Lo spread cala di 20 punti. Il nuovo titolo che ha scadenza 5 anni avrà un tasso cedolare minimo garantito dell'1,4%. Quello definitivo sarà stabilito all'apertura della quarta giornata di emissione nella mattinata di giovedì 21 maggio. I fondi raccolti contribuiranno a finanziare gli interventi relativi all'emergenza Covid-19. Notizie da Napoli e dalla Campania. Tredicenne pestato dal branco a Napoli, arrivano le lettere di scuse. Perdonami, ho agito da vigliacco. È stata costretta a ritirare la figlia dalla scuola, a chiedere il nulla oste, ad iscriverla in altri istituti. Oggi si dice pronta ad accusare il capo del branco di teppisti dei Colli Aminei. È una donna, una madre, a raccontare la sua esperienza. Ho riconosciuto quello che dà inizio al pestaggio di quel povero ragazzo circondato da un branco di 10 elementi. Io ho ripensato a mia figlia. Quel ragazzo è stato un incubo per noi perché dileggiava ogni giorno la nostra ragazza.
fino a quando sono stata costretta a chiedere il nulla osta dalla scuola media dell'Arenella per iscriverla in un altro istituto. Coronavirus a Napoli, dimesso il primo malato dal Covid Center dell'ospedale del Mare. Padre Luigi, cappellano dell'ospedale del Mare, lo chiama per nome dall'altoparlante del Covid Center di Ponticelli. È il momento del pranzo. Sabato, vuoi sapere una notizia? Tieniti forte, dice padre Luigi, che poi aggiunge: la vuoi brutta o bella? La voglio bella, risponde il paziente nel suo letto d'ospedale. Oggi te ne esci, sei diventato negativo al Covid-19. Lui scoppia in lacrime di gioia e di liberazione. Il primo pensiero va alla famiglia, che chiede sia subito avvertita. Notizie da Treviso e dal Veneto. Spresiano, denunciata per furto, si scaglia con l'auto contro la caserma dei carabinieri. La kamikaze è stata per questo arrestata dai militari per danneggiamento. Per vendetta aveva cercato di abbattere il cancello. Gli ordinativi sono fermi al palo, SOS degli imprenditori trevigiani. Bornacin dice riapriamo, ma il calo è evidente, e la gente del mercato dice mercato bloccato all'estero. Terraio Est, progetto al via, il terzo rondò non serve. Treviso, il capogruppo Barbisarne dice basta la rotatoria della tangenziale, quella di Casier. La leghista, semaforo verde alla bretella del casello, richiesta da Silea. Treviso, incidente sul lavoro in zona fiera, operaio si infortuna sul tetto di un capannone. L'uomo di circa 40 anni è stato ricoverato in condizioni di media gravità all'ospedale Caponcello. Viale 4 novembre è rimasta chiusa al traffico per le operazioni dei soccorritori. Schianto in volo sul Garda, la patente di volo di Bonazza era scaduta da un anno. L'imprenditore si schiantò con un Piper nel 2017 sul Garda. Conclusa l'inchiesta dell'autorità sulla sicurezza in aria, Antonio Bonazza si è schiantato con il suo Piper dopo aver urtato un cavo elettrico non segnalato nel tentativo di rientrare in pista per un presunto problema tecnico. E questa è la verità sull'incidente aereo in cui 2 anni e mezzo fa sul Garda è morto il noto costruttore trevigiano, ma l'inchiesta sull'incidente, chiusa in questi giorni, ha evidenziato soprattutto un elemento, cioè che è quello che ha fatto la differenza tra la vita e la morte dell'imprenditore, che Bonazza non poteva volare. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Udine riparte e i contagi sono fermi al palo. Nel giorno delle riaperture il sindaco Fontanini ha tracciato il bilancio dell'emergenza coronavirus in città. In occasione della riapertura delle attività produttive della città, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha fatto il punto della situazione dall'inizio dell'emergenza. Oggi ha commentato: sono più di 10 giorni che in città registriamo 0 casi di positività al coronavirus e questo non può che renderci contenti e orgogliosi di come ancora una volta i friulani hanno saputo dimostrare senso di responsabilità e serietà. Nel corso di questi mesi abbiamo registrato in totale 150 positivi, dei quali 148 fortunatamente guariti. Il picco si è registrato il 2 aprile con 102 casi. I decessi in città sono stati 2. Anche per questo motivo il 21 aprile ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere che la nostra città potesse ripartire da subito, sempre nel rispetto di tutte le misure stabilite nell'ambito del contenimento dei contagi. Maneggia sostanze infiammabili donna ustionata, incidente domestico in un appartamento di Pordenone. Una donna è stata ricoverata all'ospedale di Pordenone dopo essere stata raggiunta da una fiammata che le ha provocato ustioni di secondo grado sul corpo. È successo appunto in un appartamento a Pordenone. L'allarme è scattato intorno alle 18:30 con una chiamata al numero unico di emergenza, il 112. Facciamo rivivere la nostra bella Gorizia. Anche il sindaco Ziberno ha iniziato la giornata con un caffè al bar per salutare le riaperture. Cari amici, che emozione passeggiare per Gorizia oggi, commenta il sindaco Rodolfo Ziberna, che ha salutato le riaperture con un caffè al bar. Tanta bellissima gente che passeggiava o era seduta ai tavolini fuori dai locali. L'ho fatto anch'io, avrei voluto abbracciare tutte le persone per gioire di questa ritrovata libertà. Sì, riprendiamoci la vita e aiutiamo chi è in difficoltà a ripartire.
compriamo nei nostri negozi e fermiamoci nei nostri locali. Così faremo rivivere la nostra bella Gorizia. Sono felice anche perché sono state davvero pochissime le persone che non seguivano le regole e penso più per distrazione che per altro. Nuova autocertificazione, ma solo per uscire dalla regione. Il Viminale ha aggiornato il modello per gli spostamenti. Serve solo per viaggi fuori dal Friuli Venezia Giulia. È disponibile quindi il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, ma solo per chi deve uscire per necessità dalla regione. Il Viminale ricorda che può essere ancora utilizzato il precedente modello, barrando le voci non più attuali. Come sempre, l'autocertificazione in possesso degli operatori di polizia può essere compilata anche al momento del controllo. Ripartiamo puntando sul Made in Pordenone, l'appello del sindaco Ciriani. Rispettando le regole andiamo al bar, nei negozi, nei ristoranti e pizzerie, aiutando chi opera in città. Ripartiamo con responsabilità e fiducia, diamoci tutti una mano e puntiamo più che mai sul Made in Pordenone, aiutando coloro che operano in città. Questo è appunto il messaggio che il sindaco Alessandro Ciriani ha lanciato tramite un video girato in un bar di Pordenone all'aperto e pubblicato sui social. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.